60 90. Raccontatemi di quella volta che avete capito che era ora di smetterla. Iris da Casciago. Ciao Geppi. Ciao Iris. Sono contentissima di sentirti. Finalmente, era un po' che trovavo occupato, ma mi hai richiamata, grazie. Senti, volevo salutare Matteo Bordone, quel ragazzo di Matteo Bordone, innanzitutto. Grazie. Quel ragazzo? Sì, perché sì, ragazzo è un bel ragazzo. È quasi conterraneo. Un bel ragazzo, sì. È completamente psicopatica, però è di Casciago, che è vicino a Varese. Lo dici per... Sì. Ascolta poi la tua ospite. Che si chiama? Che si chiama Giulia, la tua ospite Giulia nel frigorifero, volevo salutarti. Ciao! Iris, ciao. Vuoi salutare l'assistente di studio? No, Gino, no, gli autori. No, le ragazze che sono state bravissime a tenere il telefono. La sartoria, il trucco e i vigili del fuoco anche salutiamo. Dai, hai risata, mattacchiona. Allora, Iris da Casciago, quanti anni hai? Ho 49 anni. Ah, che voce giovane. Raccontami di quella volta che hai capito che era ora di basta. Allora, avevo deciso di smettere di mangiare le patatine perché quando ho visto gli esami del sangue che avevano trovato tracce di Fonzis. Tracce di? Fonzis. Non si capisce se è una gag. Ti ricordiamo che se non ti lecchi le dita godi solo la metà, comunque, cara Iris. Margherita da Spresiano, così, nome di fantasia. Margherita? Ciao, ciao cara, come sei bella. Grazie. Margherita, quanti anni? Mamma mia. Dimmi tutto. Sì. Quanti anni hai? Guarda, io ne ho 57, ma portati benissimo. Ma perché ti è sembrato che ti stessi dicendo oh, ma come te li porti male? Hai cioè sentito? No, perché ho la voce, sai, la voce molto rocca e allora così, però insomma sono così contenta di essere qua, di essere riuscita a prendere la linea. Anche nonostante queste manie di persecuzione che hai, comunque è anche un piacere per noi che tu sia riuscita finalmente a essere in diretta con noi, cara Margherita, dalla voce esatto, giovane. Esatto, anche perché mi piace. Dimmi tutto. Cosa fai nella vita? Io, guarda, sono operatrice sociosanitaria, settore psichiatria. L'avevo capito. Allora, Margherita... non sono così, guarda che sono molto ottimista, no? Non pensare. Ma guarda che il contrario di matto è pessimista. Dimmi. Vuoi dire qualcosa a Giulia? Lo so che avete fretta, ma Dio santo, non puoi interagire con le persone. Se me le mandate qua io ci parlo. Scusa, perché Giulia mi piace troppo. No, dille qualcosa, dai, Giulia, sei molto carina, giovane. Tutto, guarda, è una ragazza giovane, gliel'ho detto. Intelligentissima. Sì, pure. Carina. Carina. Fantastica. Carina. E mi piace da morire. E poi io fra un po' diventerò nonna e si chiamerà Giulia, la mia nonna. Bellissimo nome. Guarda, Giulia, Margherita, ti do 7 secondi, sì. Ma proprio così, facendo così con le mani, per dirmi di quella volta che hai capito che era ora di smetterla. Stop al televoto, i giochi sono chiusi. Vai, Margherita. Gambe storte, gonne lunghe, a un certo punto le mie amiche sono venute a trovarmi e mi ha portato un... Bellissimo. Ho fatto bene a insistere perché comunque ne è valsa la pena per sentire gonne storte e gambe lunghe, che sembra un po' la maledizione. Credo. Che tutte le donne sentono penda sulle loro teste e non su di noi.